Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati qui di domenica mattina con la carriera allenatore con il nostro Newcastle. Ragazzi, io veramente vi vorrei baciare tutti uno per uno. Grazie ragazzi per il supporto nell'episodio precedente. È finito il mercato, abbiamo fatto secondo me un mercato azzeccatissimo, giustissimo per la nostra squadra e ho ricevuto tantissimi complimenti. Io veramente non so più come ringraziarvi. Ho ricevuto commenti del tipo: se è un grande allenatore riesci a riconoscere quali sono i limiti della tua squadra e quali giocatori potrebbero colmare questi limiti. Mi avete detto che ho fatto bene a prendere Batshuayi, che ho fatto bene a prendere Saint Just, ma soprattutto ragazzi penso veramente di essere unico a fare queste carriere allenatore, perché anche in questa carriera ho dato fiducia a giocatori che secondo me altri non avrebbero utilizzato, ma soprattutto sono riuscito ad acquistare anche giocatori che, diciamo la verità, nessuno si caga. Perché ragazzi, allora, partiamo da Kevin Gameiro. Cioè Kevin Gameiro, grande acquisto secondo me. Non credo di averlo mai visto comprare da nessuno in nessuna carriera. Passiamo per Miasga, giovane che è spuntato fuori probabilmente solo quest'anno. Vogliamo parlare di Abdellah Nouri? Vogliamo parlare di Adara Bioyo? Vogliamo parlare di Botaka? Cioè ragazzi, questi secondo me sono giocatori che in pochi si cagano e io sto cercando di dargli una identità per cercare di creare qualcosa di nuovo. Abbiamo anche Jason Martins e Dennis Pratt, che sono già dei talenti avviati, che però secondo me non vengono ancora utilizzati molto. Poi vogliamo parlare di Crew, ragazzi, cioè veramente, guarda, lasciamo stare. Grazie ragazzi veramente per il grande sostegno che mi state dando, siete la mia forza e veramente credo non ci sia altro da dire. Oggi ragazzi, campionato, due partite con il West Bromwich Albion, Watford e poi abbiamo gli ottavi di finale contro un Liverpool che sta risalendo la classifica ma che è ancora comunque nella zona di retrocessione, e poi finiremo con un'altra bella partita con il Chelsea, mentre nel prossimo episodio ragazzi vedremo una bella finale di Capital One Cup contro l'Everton. Vi ricordo ragazzi che qualche giorno fa è uscito un episodio importantissimo della carriera giocatore ed è uscito anche un nuovo episodio delle note scolastiche, vi lascerò il link qui in descrizione e seguitemi anche su tutti i social compreso Telegram. Volevo farvi vedere la classifica: 50 punti il Chelsea, noi siamo a 9 punti di distanza e oggi abbiamo la possibilità di accorciare, dato che il Chelsea l'abbiamo praticamente sempre battuto. Siamo quarti comunque, ancora in zona Champions League direi. Ora possiamo andarci a giocare questa partita contro il West Bromwich Albion. Scendiamo in campo con Gameiro, Correa, Wijnaldum, Pratt, Botaka, Shelvey, Wendell, Mbemba, Miazga, Castagne e Team Crew. Ragazzi, siamo al St. James's Park, sempre sul pezzo e forza Newcastle. Wijnaldum, Gameiro, per Correa! Angel, Correa, al 21esimo, porta in vantaggio il Newcastle. Troviamo scoperta la difesa del West Bromwich, è la prima occasione valida, li purghiamo subito. Qui Wijnaldum per Gameiro. Il difensore centrale lascia troppo spazio a Correa ovviamente, perché ha cercato di chiudere lo spazio centrale. Ma Correa dal di lì è infallibile e anche il Correa sta diventando veramente, veramente una bestia, non sbaglia più. Attenzione a Correa, la mette in mezzo dove c'è Botaka che non riesce a colpire. Wijnaldum, attenzione, c'ha un buon tiro Wijnaldum, Shelvey per Botaka, il tiro a giro di Botaka non ce la fa. Wijnaldum, bella palla per Correa che prova il tiro al volo. Qui McCauley ha dovuto immolarsi per riuscire a deviare questo tiro. Wendell fuori per Wijnaldum che c'ha la bomba, la prova. Foster in calcio d'angolo. Pratt sempre dalla bandierina sulla testa di Wijnaldum, sempre McCauley. Wendell per Gameiro. Foster qui deve fare il miracolo perché Gameiro aveva veramente lasciato andare la bomba nucleare. Attenzione a Brunt. Krull deve fare una parata difficile. Il tiro mi sembrava sul suo palo però. Possiamo ripartire, il West Bromwich è molto alto, Gameiro fa andare Rolando Arons, è un 3 contro 2 adesso, è un 3 contro 2, Arons, c'è in mezzo sempre Gameiro, che tira di destro, centrale, non l'ho piazzata, qui ho sbagliato io. Gameiro, per Pratt, che aspetta l'inserimento di Correa, il tiro al volo di Correa, dove l'ha tirata? Attenzione a Rondon che la mette in mezzo! Attenzione a Rondon che la mette in mezzo. Non ci arriva per un pelo. Per un pelo il terzino. Finisce qui ragazzi. Finisce qui.
Tre punti pesanti a St. James's Park, tre punti difficili. West Bromwich ci ha messo veramente in grande difficoltà. Purtroppo noi abbiamo sbagliato tante ripartenze. Purtroppo noi abbiamo sbagliato tante ripartenze. Non so se le metterò in video perché poi smettevo di commentare. Purtroppo abbiamo lasciato troppi spazi, secondo me. Però adesso contro il Watford abbiamo l'occasione per migliorarci. Questa è la formazione con cui scenderò in campo contro il Watford. Krul, Wendel, St. Just, Miazga, Jan Matt, Saul Niguez davanti alla difesa, Aarons e Jason Martins sulle fasce, Meyer a supporto di Batshuayi e Angel Correa. Sempre sul pezzo, ragazzi, e forza Newcastle. Attenzione, Nyom entra in area, la palla è per Denai, che la stoppa malissimo e va in bocca a Krul. Meyer, bel lancio per Batshuayi che prova a allungare per Correa, vediamo se riesce a recuperare il pallone. Ce la fa Batshuayi, il tiro a giro! Pensavo avessi fischiato fallo, ragazzi. E non sono andato più avanti. Qui ho sbagliato totalmente. È andato molto vicino al vantaggio Batshuayi. Correa, Batshuayi. Per Meyer. Meyer. Se la mette sul destro Meyer. Il tiro di Meyer! Centrale! Mannaggia te! Per Correa. Corta tranquilla per Meyer che vede partire Batshuayi. La palla è buona. Gnome è in vantaggio. Ancora rimessa laterale, grande chiusura di nuovo. Se ne può andare Batshuayi. Si vince il contrasto con Nyom. Ancora Batshuayi. Se la mette sul destro, Batshuayi. Il tiro di Batshuayi, deviata ancora. Deviata due volte. Attenzione a Amrabat, che è velocissimo. Siamo scoperti. Amrabat, madonna quanto è veloce. San Giusto un po' meno. Ancora la palla in mezzo. Per Deney, se non sbaglio. Non mi ricordo chi era, o Bergius. E qui indovinate un po' chi ha fatto il miracolo con la faccia. Qui si dice ci ha messo la faccia. Amrabat la rimette in mezzo. Mehmet Topal ci arriva. Per fortuna che l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo perché siamo un attimo in difficoltà e non riesco a capire qual è il problema. Ho troppa fretta, voglio verticalizzare subito e invece non c'è bisogno di queste cose. Abbiamo la squadra giusta per permetterci di fare belle giocate. Attenzione al pericolosissimo Amrabat da quella fascia. Capoue! Anticipa Wendel, la palla si impenna e Krul la mette in calcio d'angolo. Possiamo ripartire, è un 3 contro 2. Batshuayi. Fa andare Correa. Ma dobbiamo aver fretta qua. Correa, la palla lunga per Batshuayi. Nel frattempo è ritornato il Watford. Chi c'è dietro? Batshuayi. Per Saul Niguez. Il tiro a giro di Meyer! Eccolo qua! 1-0 Newcastle! Il gol di Meyer! Ero indeciso se cambiarlo o no. L'ho lasciato in campo per questa ripartenza, ragazzi, e mi ha sparato questo gol incredibile, il nostro numero 10. E qui abbiamo aspettato, qui abbiamo ragionato. La palla arriva a Meyer che la fa girare, la mette all'incrocio dei pali dove Gomez non può arrivare. Igalo! Non so come abbia fatto a colpire su ad Arabioio Igalo, ma qui è ancora Krul, ci ha salvato. Ah, era fuori gioco. Attenzione Amrabat, la mette in mezzo, ancora Krul. Io sono scioccato, ragazzi. Io sono scioccato, veramente. Sono scioccato al 100%, proprio. Sono scioccato al 100%. Attenzione Batshuayi, recupera palla su Berami. Prova ad andarsene, Batshuayi fisicamente ce la fa. Può andare Batshuayi, è più veloce di Berami anche se è stanco perché Batshuayi si è fatto tutta la partita ed ecco quello di cui avevamo bisogno. Uno che tiene il pallone qua. Come Michy Batshuayi ce l'ha ancora lui ragazzi. E ce l'ha ancora lui, si guadagna un cazzo però abbiamo perso 2 minuti. Ancora Amrabat, 3 minuti di recupero, la mette in mezzo, più tesa stavolta, Perez la respinge. Poi Nyom, inseguito da Batshuayi, Berami, Amrabat, c'è Perez ancora che chiude. Può andare perché lui è il più fresco di tutti! E finisce qui. 1-0 per il Newcastle, fuori casa. Che vittoria ancora, soffertissima. Mi dispiace ragazzi per l'1-0, però ho trovato due squadre, il West Bromwich, ci hanno messo in difficoltà, ma che si difendevano anche molto bene. Migliore in campo per la seconda volta consecutiva, Krul. Questa è la classifica, ragazzi. Siamo il Manchester United ha superato il Chelsea. Ha superato il Chelsea incredibilmente. Noi siamo a 5 punti dalla prima posizione e fra un po' dovremo incontrare anche il Chelsea. Stiamo dando anche 2 punti al Manchester City, che non è male. Ora, ragazzi, una partita secondo me abbastanza importante perché sono gli ottavi di FA Cup contro il Liverpool. Io volevo andarci un attimo con le riserve, anche se la FA Cup
per me è importante. Sarebbe importante andare avanti in tutte le coppe. Eccoci qua, ragazzi, ad Anfield, Liverpool Newcastle, partita di FA Cup. Ovviamente, ragazzi, non si può ottenere tutto. Questa è la prima stagione che alleno il Newcastle e secondo me stiamo già facendo grandi cose, anche restando in quella zona di campionato. Volevo vedere le formazioni. La nostra la conoscete già. Aspettavo quella del Liverpool. Eccola qua. Bogdan, Klein, Lovren, Touré, Alberto Moreno, Origi, Anderson, Kahn, Mahrez, Lallana e Sturridge. Sempre sul pezzo, ragazzi, e forza Newcastle. C'è ancora il pallone Batshuayi. È un po' isolato. Sì, Salves si fa vedere bene. Largo per Wijnaldum. Wijnaldum! Bogdan, là. Il tiro era centrale di Wijnaldum. Pratt. Per Correa di destro! Ancora Bogdan. Sempre Pratt. Per Wijnaldum! Ancora Bogdan, ragazzi. Attenzione, la palla in mezzo per Mahrez. Traversa. Traversa incredibile di Mahrez. Save. Vabbè, ragazzi. Attenzione a Wijnaldum, che brucia in velocità Touré! E ancora sto cazzo di Bogdan. Ah, il colpo di testa è Lovren. Ma vaffanculo, va, vaffanculo. Vaffanculo, dai. Batshuayi. Palla per Correa. Correa. Rientra. C'è in mezzo Pratt! Dennis Pratt! Da dietro, l'avevo visto. Che azione di Angel Correa, ragazzi. Angel Correa è fondamentale per questa squadra. Riesce a spaccare veramente in due la partita. Tutto spacca. Qui Batshuayi in profondità per Correa. Rientra su Touré. E in mezzo per Pratt che anticipa Bogdan. Che stavolta sbaglia l'uscita. No, no, no. No! Ma vaffanculo però. Porca puttana. Ma dai, ragazzi. Che gol ha fatto. Cioè, che gol di merda ha fatto. Cioè, guardate come gli è arrivato il pallone. Guardate come gli è arrivato il pallone. Io, boh, Saive lo ammazzo. Veramente, Saive non lo posso più vedere. Dentro me era al posto di Saive perché veramente oggi mi ha fatto schifo, ha fatto fare pure il gol a sti qui. Attenzione a Correa che se ne può andare. Correa, 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 davanti a Bogdan. Rigore. Rigore. Ok. Calcio di rigore. Va Batshuayi! Lo para Bogdan. L'ha parato Bogdan. Finisce qui la partita, ragazzi. Finita, ci siamo mangiati il rigore alla fine della partita e ci sarà il replay se non sbaglio. Il replay della partita contro il Liverpool lo vedremo appunto nel prossimo episodio, prima non l'avevano ancora segnato. Adesso ci abbiamo la partita contro il Chelsea, ragazzi, guardate la classifica in basso a destra. Se per caso vincessimo andremo a pari col Chelsea, poi vedremo quanto farà il Manchester United. Comunque ci andiamo a giocare, dobbiamo cercare di stare concentrati anche perché col Liverpool, vabbè, abbiamo preso quel gol veramente imbarazzante, però... Perfetto, formazione titolare, pressoché titolare. Ci proviamo. Sarebbe veramente un colpaccio portarsi a casa una vittoria contro il Chelsea. Attenzione a Oscar, entra in area Oscar. No, mi prende il giocatore, raga. Krull. Attenzione a Gamero. No, che intervento è, ragazzi, questo. Cioè, Gamero se ne andava. Giallo per Ivanovic. Attenzione a Jason Martins, si libera bene il tiro! Courtois sembrava controllarla, la palla è finita di poco sopra la traversa. Attenzione a Gamero. C'è Niguez. Per Meyer. C'è di là per Correa il tiro! Courtois. Aarons, non colpisce nessuno di testa, ce l'ha ancora Miazga però. Palla per Jason Martins che prova ancora il tiro, la palla arriva a Jan Mat! La palla arriva a Jan Mat. Sì, l'ho fatto! Miazga! Guardalo che fa il verme, Miazga! Ma andiamo! Al 41esimo del primo tempo, Courtois è uscito malissimo. E Miazga, colpito di testa, colpisce i suoi ex compagni. Ed ha pure esultato. Grande Matt Miazga. No, raga, no, io però queste cose non le posso accettare. Non le posso accettare, veramente. Guardate che palla. È ancora Krull e poi Obi Mikkel, ragazzi. Cioè, ma cosa sta succedendo? Ma questo gioco quanto è scriptato? Vabbè, ragazzi, vabbè. Mi devo pareggiare, forse? Non lo so. Perché ogni volta che hanno sto cazzo di rimpallo... Ma che cazzo succede? Porca troia. Attenzione ad Hazard. Non... Mettiamogliela sul destro. Palla deviata. E poi Krull ancora.
Se ne va bene Yanmat. Poi Meyer. Bella palla per Gameiro! Gameiro! Gameiro davanti a Courtois! Guardate che cosa ha fatto Courtois. Attenzione a Pedro che la mette in mezzo. Wendel, che chiusura, ragazzi. Madonna. Questo non è fallo di... Questo non era fallo di Willian, puttana figa. Sempre i miracoli di Krul ci salvano, ma questo era fallo. Jason Martins, recupera un gran pallone. Jason Martins. C'è dall'altro lato Nuri. Nuri. Mannaggia Godin, che palla che mi ha chiuso. 3 minuti di recupero, non so da quando sono iniziati. San Just, fallo giustissimo su Diego su non so chi, non lo so ragazzi, sto impazzendo veramente. Rosso per San Just, perfetto, ottimo. Mi fa piacere. Adesso mi manca un saltatore. Godin la prende Saul Niguez e finisce qua! Pupatemelo! Pupatemelo! Andiamo a pari col Chelsea, ragazzi, andiamo a pari col Chelsea. Sempre 1-0, ragazzi, mi dispiace, questo episodio è andato così. Questo episodio è andato così, tutti 1-0 e un 1-1. Io ragazzi farei una cosa. Dato che ho voglia di giocare, mi vado a giocare anche la partita con l'Everton. E poi nel prossimo episodio incominciamo la finale. Incominciamo il nuovo episodio con la finale di Capital One Cup. E poi proseguiremo. Per me ci può stare come cosa. Wendel sale all'80, signori. Wendel sale all'80. Fenomeno vero. Perfetto, la situazione di classifica è questa. Siamo a 3 punti dal Manchester United e siamo pari punti con il Chelsea. E a 2 punti di vantaggio dal Manchester City. Io ragazzi devo vincere assolutamente questa partita con l'Everton, anche perché abbiamo 8 punti di distacco e sarebbe bene comunque iniziare a distaccare un po' anche le altre. Perfetto, andiamo a giocarci questa partita contro l'Everton con la formazione pressoché titolare. Sempre sul pezzo ragazzi è forza Newcastle. Sono un po' stanco ma voglio giocarmela questa partita con l'Everton. Ho voglia di giocare perché voglio continuare questa carriera che mi sta prendendo sempre di più. Meyer, c'è dall'altro lato Gameiro. Gameiro! Kevin Gameiro dopo 2 minuti porta in vantaggio i Magpies. Qui bella azione subito Yanmat con Miasga. Poi Meyer, guardate come si sposta. Chi era il difensore, il 23 lì? Non so perché si è spostato tutto da un lato. Poi Gameiro la piazza facile. Lukaku la mette in mezzo. Salta Barkley su Wendel. La palla va fuori. Oh, è fuori gioco Lukaku. Pareggio di Lukaku. Pareggio dell'Everton. Voglio rivederla, Fabio. Si è mosso un po' in ritardo da Rabioio, però volevo un fermo immagine, perché secondo me il fuori gioco c'era qua. Correa. La palla arriva a Meyer, che non riesce a tirare. Stones lo chiude in tempo. La palla arriva a Yanmat, che non riesce a tirare. Poi la gioca a Correa, che tira. Muslera. Pratt. Palla per Correa. Stoppala bene. Tira! Angel Correa. 1-2 Newcastle. Palla Correa che se la mette sul destro con uno stop e la butta dall'altro angolino. Ripassiamo in vantaggio. Bella partita. Finalmente un po' di gol. Attenzione a Lukaku che la mette in mezzo. E c'è il pareggio dell'Everton. 2 pari. Tutto molto rapido. Tutto molto veloce. Qui non so cosa sia successo, Darabio sta facendo una partita veramente pessima, pessima. E poi qua Miazga se l'è perso. Finisce qui il primo tempo di una bella partita. Un po' strana devo dire, un po' strana, perché sembra che riusciamo a controllarla e poi l'Everton ci colpisce in velocità. Attenzione a Baines che la mette in mezzo per Barkley che si mangia un gol incredibile. Stiamo coprendo malissimo in difesa, strano perché è stato il nostro punto forte... per mesi. Attenzione qui a Barry. La palla è per Barkley. Il tiro 3-2 per l'Everton. Incredibile ragazzi, incredibile. Da dove è passato poi quel pallone? Guarda, non ne ho la più pallida idea. No ragazzi, no. No, così non l'accetto però. Cioè, ma come ha fatto a far sto gol? Come ha fatto a far sto gol? Come? Come? Cioè, davanti Miasga era defilatissimo, era. Vabbè, ragazzi. Deve andare così, insomma. Deve andare così. Deve andare così, perché diciamocelo chiaramente. Adesso che Barkley e Lukaku sono diventati infermabili,
sembra un attimo esagerato. Meyer per Batshuayi, guardate che tiro di merda che ha fatto, guardate che tiro di merda che ha fatto, che ho premuto un mezz'ora il quadrato. Batshuayi per Correa, fuori. Finisce qua ragazzi, finita 4-2 per l'Everton. Non voglio dire niente perché sennò sembra che mi lamento, scrivi di qua, scrivi di là, però ci sta anche questa sconfitta, ci sta. Quindi vittoria, vittoria contro il Chelsea inutile praticamente, perché adesso ci sono 6 punti di distacco tra il Manchester United e 3 di punti di distacco dal Chelsea. Però siamo sempre terzi se non sbaglio. Purtroppo l'Everton ci ha preso punti, adesso andiamo avanti, non posso neanche fare gli allenamenti. Va bene ragazzi, va bene. Avremo la nostra rivincita e ne sono sicuro nel prossimo episodio con la finale di Capital One Cup e poi continueremo con il campionato e l'FA Cup. Spero che questo episodio vi sia piaciuto ragazzi, per la prima volta 5 partite, sono tante. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, lasciate un piace, un commento, un consiglio e non perdetevi il prossimo perché ci sarà la prima finale con il nostro Newcastle. Un saluto da Menza e alla prossima, ciao a tutti ragazzi.